È sempre fondamentale che quando c'è dell'ingiustizia ci sia una reazione. Quel guaio è che ormai ci siamo assuefatti, pensiamo che i nostri nemici siano altrove, che i problemi, i pericoli arrivino chissà da quanto lontano. Poi troviamo le aziende, quelle vicino casa nostra, che si comportano in modo irresponsabile. Ecco, nella Costituzione italiana c'è scritto che nell'articolo 5 c'è libertà di iniziativa economica privata. Ma c'è anche un ruolo fondamentale di responsabilità sociale dell'imprenditore. L'imprenditore non può utilizzare i lavoratori fino a quando gli consentano di fare profitti, guadagnare soldi, arricchire la propria famiglia e Lasciare poi l'altra in un altro giorno, quando le cose vanno un po' meno bene, pensare che siano come delle matite che si sono temperate per tanti mesi e ad un certo punto vengono gettate nel cestino. Allora io sono qui per la FIMC nazionale, ma credo che anche le altre organizzazioni, vedo le bandiere della FIOM, della UILM, siamo unitari su queste cose, non ci deve essere mai divisione sindacale, dobbiamo essere un soggetto unico che sostiene le ragioni del lavoro. E allora proprio per questo, ovviamente per me non è stato, voglio dire anche a Marco, non è stato affatto un sacrificio, io credo che il nostro lavoro sindacale lo dobbiamo fare con il pezzo del paese che è più esposto. Ed è esposto soprattutto se ci sono situazioni economiche, no, si dice di mercato che non vanno, ma anche quando ci sono imprenditori che iniziano a chiudere il primo rubinetto quando le cose non vanno, è il salario dei lavoratori. Questa è una cosa inaccettabile. Solo in TV possono non capire che quando un lavoratore che ha da pagare affitti, spese, da tenere conto al pranzo e alla cena e metterli insieme da mandare avanti mutui in ancora situazioni più difficoltose, la situazione diventa drammatica se si perde già una sola mensilità, già Figurati solo se c'è un ritardo nella prima mensilità. Se si arriva a tre e si va verso la quarta, solo chi vive di rendita, chi non è abituato l'Italia, quella che chiamano signorile di massa, quella che si sveglia e non ha la necessità di mettere insieme il pranzo con la cena, può non capire che questa è una situazione drammatica. Per cui quello che posso dirvi è che siamo assolutamente con voi. Io seguo anche le vertenze più grandi, ovviamente l'ILVA, tutte le aziende, la Whirlpool, queste multinazionali grandissime, ma per il sindacato non c'è differenza. Non è che la grande azienda va seguita di più, l'azienda più piccola va seguita di meno. Io so che queste persone sono con voi sempre perché per noi è assolutamente fondamentale far vivere soprattutto a questi imprenditori che bisognerebbe chiamare con un altro nome, che mafiosi. esiste ancora una sola possibilità di reagire alle cose che stanno facendo, è stare uniti, stare insieme. Se ognuno si comporta rispetto a una cosa di questo tipo, in maniera solitaria e isolata, non conta nulla, viene spazzato via. Per quello è importante che la disperazione un po' di queste ore, io vi capisco molto, non diventi mai rassegnazione. Ma non ce la Sia fai più, non disperazione, ma ce la fai. bisogna fare in modo che non diventi rassegnazione. Venendo qui ho chiesto al Ministero dello Sviluppo Economico di aprire immediatamente un'istruttoria su ATR, di verificare quelle che sono le carte, di farsi dare, noi abbiamo già spedito, per cui il Ministero ha già le carte della vostra vertenza e per cui questa vertenza sarà seguita su più tavoli istituzionali, sarà seguita in regione, la prefettura, le istituzioni locali sicuramente hanno dimostrato appunto la loro vicinanza, ma questo serve a spiegare che alla fine bisogna trovare qualcuno che non solo si fa chiamare imprenditore, ma si comporti come tale, si comporti come qualcuno che mette sì il capitale di rischio, ma poi si assume delle responsabilità nei confronti delle famiglie.